Ma viene da una sola valutazione. Questo benedetto Stato, che dovrebbe essere democratico, che dovrebbe essere informato ai nuovi principi, che hanno completamente annullato quelli che erano i principi prima della Seconda Guerra Mondiale, invece è rimasto attaccato a carrozzoni vecchi, come il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La gente si lamenta perché la sicurezza nel nostro paese non va bene, ma nessuno si è mai chiesto che cos'è che regola la sicurezza nel nostro paese. È il testo unico, 1931, Benito Mussolini. Attenzione, fatto nel 1931 in una popolazione prevalentemente agricola, quel testo unico poteva anche andare bene. Ma non nel 2016, quando noi ci stiamo proiettando verso realtà anche a livello internazionale. È un testo vecchio. Affida il potere della sicurezza pubblica solo a due autorità provinciali e a un'autorità nazionale, il prefetto, il questore e il ministro dell'interno, con i vari comitati che ruotano intorno. Ma noi siamo in un paese democratico, dove contano di più le autorità elette dal popolo, democraticamente. Il prefetto non lo ha eletto nessuno. Può essere benissimo utilizzato come organo tecnico nel campo della sicurezza pubblica, ma non come organo che gestisce la sicurezza pubblica, perché deve essere un organo democraticamente eletto che deve gestire la sicurezza pubblica, perché il cittadino, se non è soddisfatto della sicurezza pubblica, dà un calcio nel sedere al sindaco o al presidente della regione, li caccia via e ne mette un altro.